Piace a tutti i ragazzi è l'amore. Sì! Sì! Ciao a tutti i ragazzi del mondo. Viva l'amore! Ciao ciao! Era il 1945 ed era appena finita la Seconda Guerra Mondiale e in Italia si doveva decidere tra monarchia e repubblica. Quella fu l'occasione in cui le donne ebbero il diritto al voto. Era il 1970 quando il divorzio venne introdotto a livello legale in Italia ed era il 1978 quando in Italia fu regolamentata l'interruzione volontaria di gravidanza, l'aborto. Con questi tre piccoli esempi, possiamo dire che nel Novecento ci furono dei grandi passi in avanti in tema di diritti delle donne. E sia chiaro, non ci è stato regalato niente. Intanto perché i diritti non si possono regalare, nessuno ha il potere di regalare un diritto. E in secondo luogo, questi passi in avanti noi li abbiamo raggiunti grazie alla lotta di tante donne prima di noi, di donne che alzarono la testa, rischiando praticamente tutto. Le leggi ci sono, è vero, ma sono erose nella sostanza. Basti pensare solo all'aborto. Abruzzo, Piemonte, Umbria e Marche vogliono limitare l'accesso all'aborto. Ci sono ospedali in cui il 100% dei medici è obiettore di coscienza. Addirittura in alcuni ospedali le donne che vanno ad abortire vengono messe nelle sale insieme alle donne che aspettano di partorire. Ci dicono chiaramente che l'unico senso della nostra vita è quello di essere madri. Potremmo pensare che arrivate nel 2022 le nostre vite valgano quanto quella di un uomo, ma non ci serve essere grandi studiose per dire che non è così. Possiamo dire che siamo considerate pezzi di carne pronte ad essere macellate. Dobbiamo fare attenzione, dobbiamo curarci, essere disponibili, ma non troppo, essere serie, ma non troppo, curate, ma acqua e sapone, e pronte ad essere madri, mogli, figli, sorelle e amiche. Facciamo parte di quella parte della società che può essere sfruttata e da cui ricavare tempo e lavoro gratuito. Sì, perché essere madre è un lavoro e comporta non solo amore e sorrisi, ma l'avanzamento di tutta la società. I nostri corpi sono uno strumento per rinchiuderci in una gabbia, a volte una gabbia dorata, in una gabbia che ci vede belle e perfette. E ci vogliono in silenzio, questo è chiaro. Ci vogliono in silenzio e ci dicono che siamo esagerate. Siamo esagerate se chiamiamo un fischio per strada con il suo nome, molestia. Siamo esagerate quando facciamo notare che alla stessa posizione lavorativa spesso un uomo riceve più soldi di una donna. Siamo esagerate quando diciamo che no vuol dire no, anche se per mille volte abbiamo detto sì. Siamo sbagliate se non vogliamo sposarci o avere figli. Siamo sbagliate se ci vestiamo come vogliamo perché provocheremmo gli uomini. E siamo sbagliate se pensiamo di essere al loro stesso livello. Noi dobbiamo continuamente dimostrare di essere più brave degli uomini per essere considerate allo stesso modo. Capite bene, dobbiamo essere più brave di loro per sentirci dire che siamo uguali. Ma forse non è che invece di dirci che gli uomini che uccidono le donne non sono dei malati, ma sono dei figli sani del patriarcato. Forse sarebbe giusto il momento di renderci conto che c'è un grande problema strutturale e che coinvolge tutta la società. E ce lo dobbiamo ricordare non solo l'8 marzo o il 25 novembre, ma ce lo dobbiamo ricordare sempre. E invece no,
perché se sei una donna te la sei andata a cercare, oppure eri consenziente, oppure dovevi stare più attenta. Oppure a volte ci dicono che dobbiamo ribellarci ma con un sorriso. Un sorriso. Come se il sorriso fosse l'espressione più comune sul volto di chi lotta per i propri diritti. E forse in effetti ci vedrete sorridere, ma non di felicità, ma perché vi stiamo mostrando i denti con i quali ci andremo a riprendere tutto. Grazie. Allora, ciao, io sono Mariema, benvenuti alla quinto pomeriggio del Marano Ragazzi Spot Festival. Allora, iniziamo subito usciamo un attimo oggi, come avrete immaginato, il tema sono i diritti delle donne e la violenza sulle donne. Ma prima di iniziare a buttarci proprio a capofitto in questo tema, vorremmo far vedere due produzioni fatte da piccolissimi, che sono Toy Stories a cura del laboratorio Cineludoteca del Consorzio Scuole di Città di Marano, e poi parleremo con i protagonisti. Buona visione. Come ti chiami? Vincenzo Marchetta Manuel, Sara, Raffaele, Emma, Safi, Vincenzo, Alessia, Francesca, Giulia, Giovanni, Leonardo, Antonio Maranga, Gianna, Elena, Alessandro, Morena, Vincenzo, Benedetto. Quanti anni hai? 5 anni. 5 anni, quasi 5 anni, 5 anni, 5 anni e mezzo. E i tuoi cartoni animati preferiti quali sono? E li guardi i cartoni animati? No. Non guardi i cartoni animati? No. Non ti piacciono? Non li guardo. George e Bingo. Bello papà, Topolino e Avengers. Per i pigiamini Peppa. Ladybug. Peppa Pig. Bingo, la ferocia e super pigiamini. E le leone. Peppa Pig e Maschio Rosso. È un trucchetto con i nostri giocattoli. Il cartone. Il pazzo. Andiamo a mettere un giocattolo. Stavamo facendo muoverlo. Un cartone che noi abbiamo portato i giocattoli e li abbiamo fatti camminare. Li abbiamo fatti muovere. Le costruzioni. La costruzione con le barbe principesse, le Lego, le costruzioni e fatti sempre poco. Facciamo
Allora, passano le parti, tutti la vedono. Bravissimi, bravissimi, un altro applauso. E mentre facciamo loro un applauso, io li invito qua sul palco insieme a me. Venite, venite, piano piano, piano piano, eccoli che arrivano. Nel frattempo, esatto, grazie. Aspettate, venite insieme ad Angela, venite insieme ad Angela. Eccoli che arrivano e accogliamoli con un altro applauso, per favore. Eccoli. Venite, venite. Ah, eccoli anche di qua. Ok, giriamoci tutti verso di là così guardiamo le persone. Eccoli qua, i piccoli che hanno realizzato Toy Stories. Bravissimi, bravissimi, siete stati veramente, veramente bravi. Allora, io ora vengo un attimo in là che chiedo. Allora, ci volete parlare un poco di questo laboratorio, di come è andato il lavoro con questi piccoli fantastici? Sì, sì, come? Vogliamo parlare di quello che abbiamo fatto? Ci siamo divertiti. Loro hanno fatto una scoperta, hanno visto che le cose si possono muovere. Qualcuno sì. Che aveva visto Toy Story è arrivato addirittura a capire che effettivamente quel film è stato fatto con questo stesso sistema, cioè con lo stop motion. E hanno imparato a muovere piano piano le cose, a creare una storiellina, per quanto piccola possa essere. Certo, certo. Però sono stati registi, sono stati scenografi. Sono stati i protagonisti, sono stati e le protagoniste. Bravi. E allora io, qualcuno di voi mi vuole dire qualcosa?
Vieni, vieni, che mi vuoi dire? Com'è stato il laboratorio? Bello. Bello, giriamoci verso di loro, così li vediamo, così li vediamo. Lascia mamma, diglielo a mamma. Ti sei divertito a fare la... Sì, ma qualcosa mi va bene con mamma. Ah, ok, quindi salutiamo anche mamma. Anche tu mi vuoi dire qualcosa? Vieni, vieni, però giriamoci sempre verso di loro. Allora, è stato bello fare il laboratorio. Mm-hmm. Come ti chiami tu? Vincenzo. Vincenzo, ti è piaciuto il laboratorio? Sì. Hai imparato cose nuove? Sì. E avete fatto tanto, ho visto, anche con i giocattoli. Sì. Questo è molto bello. Abbiamo fatto il cinema. Il cinema con i giocattoli, sì. Che cosa meravigliosa. Bravo. È una ragazzina che mi vuole dire qualcosa, vengo in mezzo a voi. O siete un po' più timide? Qualcuno di voi mi vuole dire qualcosa? No? Tu con la maglia rossa? Sì? Come ti chiami? Alessia. Alessia, che dici di questo laboratorio? Apriamoci, così ci vedono tutti quanti. Che abbiamo dici? Fatto il lavoretto che abbiamo fatto muovere i nostri pupazzi. Ah, e quindi avete fatto una magia praticamente. Sì, che tutti gli abitanti, no? Tutti i nostri pupazzi camminavano i vostri pupazzi, che cosa meravigliosa. Grazie, grazie mille. Ciao. Ciao. Anche tu vuoi dire una cosa? Aspetta, allora allarghiamoci qua, che anche lui vuole dire una cosa. Come ti chiami? Vieni di qua, così ci vedono tutti. Come ti chiami? Sasi, che mi vuoi dire? Ti voglio dire che il cinema è stato bello. È stato bello? Ti sei divertito? E questa è la cosa più importante. Va bene? Un altro applauso! Ah, aspettate. No. C'è qualcun altro che vuole dire qualcosa. Vai. Come ti chiami? Raffaele. Quanto ti è piaciuto? Assai. Bravo! Come ti chiami? Gennaro, che ci vuoi dire? È stato bellissimo. Ragazzi, come vi hanno detto loro, si sono divertiti tantissimo. E noi adesso abbiamo un'altra produzione dei ragazzi del festival. Piano piano, attenzione al gradino, attenzione allo scalino. Ok. Bambini, attenzione, vi prego. Ok. Ci sono degli adulti con voi, fidatevi di loro. Ok, perfetto. Allora, noi abbiamo, guardate, proprio delle piccole star che vanno in giro a dare il 5. Che meraviglia. Allora, attenzione, perché abbiamo un'altra produzione dei ragazzi del festival. Abbiamo Book and Tech, a cura del laboratorio Atelier Animazione del concorso Scuole Città di Marano. Thank you.
Ok, allora, anche qui, vero, abbiamo protagonisti e le protagoniste? Arrivano? Eccoli qua, eccole qua. Un applauso anche a loro. Giuseppe, grazie. Eccoci. Come? L'esperto. Ci siete tutte quante voi. Allora, diciamo qualcosa e poi passiamo la parola magari ai ragazzi e alle ragazze. Avviciniamo un pochino il microfono. È spento, Giuseppe? Sì, è spento. Ok. Salve. Allora, per me è stato un regalo conoscere questi ragazzi, soprattutto, perché io sono un'insegnante della scuola media, mentre loro sono dei ragazzini un po' più piccoli, che sono anche della mia scuola, delle varie scuole di Marano, della Siani, ed è stata un'esperienza che siamo riusciti soprattutto a stare insieme benissimo. E mi sono veramente affezionata a questi ragazzi. Mi dispiace che non è arrivato ancora il nostro esperto, perché anche quello è stato un regalo magnifico, un esperto veramente esperto, che sapeva trattare e parlare con i ragazzi benissimo. E poi vabbè, poi darò la parola a loro. Volevo sì. solamente dire questo, che veramente siamo stati bene. Sì. Diamo passiamo. Molto bello questo. Per me è stato bellissimo, oltre perché ho fatto nuove amicizie, ma anche perché ho scoperto tutto il lavoro che c'è dietro ogni cartone e ogni film. Bravissimo, bravissimo, sì, perché anche questo è tanto impegno e tanta dedizione. Allora, come ti chiami? Elena. Elena, quanti anni hai? 10. E ti è piaciuto fare questa esperienza? Sì, è stato molto divertente. È stato divertente e hai imparato anche cose nuove, immagino. Sì? Ok. Allora, ok, vedi, tu mi vuoi dire qualcosa? Sì? Come ti chiami? Mi chiamo Elisa. Elisa, che dici Elisa? Ti sei divertita? Tanto, tanto. Sì? Sì. E che... Vai, vai, dimmi. Mi è piaciuto molto fare le foto e che si componeva questo video. Ah, ok, ok, bellissimo. Grazie Elisa. Tu mi vuoi dire qualcosa? Come ti chiami? Pia. Pia, dimmi. Mi ha tolto un sacco la timidezza. Ah. Poi mi è piaciuta molto la parte del doppiaggio. Ok. È stato bello, ho fatto nuove amicizie. Ok, molto molto bello. Vai, dimmi, dimmi Pia. Poi abbiamo il film. No, non è un film però. Anche film, va bene. L'abbiamo fatto tutti quanti, ci abbiamo divertito. Ci siamo divertiti. Voglio vedere a voi, fate poco gli scienziati. Vai. E basta. Ok, certo. Anche a me piace un sacco la parte del doppiaggio. Volete sentire una piccola parte del doppiaggio? Certo. Vai, tre, vai. 2, 1. Ok. Ok, ok. E con questo, ok. Anche voi mi volete urlare o no? Ah, ok, va a posto. Come vi chiamate? Io Chiara. Ok. Ho 10 anni. E questa esperienza, a parte che, come ha detto il nostro amico Giulio, che anche a me ha fatto capire quanta pazienza ci vuole per fare un corto, un'animazione, e mi ha fatto fare anche tantissime amicizie. Perché non ho mai fatto così tante amicizie, lo giuro. Bello, bello, condivido un momento insieme. Come ti chiami? Mi chiamo Mary, ho 10 anni e mi è piaciuto molto anche a me la parte del doppiaggio, specialmente quando abbiamo risentito le nostre voci, non è la prima volta, perché abbiamo riso un sacco, ci siamo divertiti, anche se... per fare un video ci vuole tanto tempo, noi abbiamo impiegato giorni,
e ore e ci siamo divertiti. Va bene. Ho visto che si è aggiunta una persona, immagino l'esperto di qui sopra. Ok, allora ti passo la parola. Allora, mi sono accorto che c'erano loro sul palco sentendo un urlo. Quindi, ah, infatti penso che ormai sia arrivato a Napoli. Sì. No, abbiamo fatto questa bellissima esperienza, divertentissima per me, perché poi i ragazzi sono simpaticissimi e urlano benissimo, quindi sono dei perfetti doppiatori. E hanno imparato un pochettino cosa vuol dire il cinema di animazione, quello là che funziona per immagini, qui la stop motion in particolare. Quindi penso che sia piaciuto a tutti quanti, a me è divertito. Ah, perfetto, quindi passo il microfono a lei. Buonasera. Buonasera. Dici. Questo progetto c'è... Avvicina un po' il microfono, sennò così. Senti. Sì, perfetto. Questo progetto mi è piaciuto, solo che c'è una cosa che resterà proprio nella storia, cioè quelle animazioni che sembrano fatte, magari film come Coraline o altri, che sembreranno fatti con la plastilina, ma in realtà è il silicone. Questa cosa mi ha deluso, però per il resto... ok, ci sta. Per il resto il progetto è stato bello, divertente, ho conosciuto Elena. Oh, che cosa tenera. Allora, io vi ringrazio per essere stati qua con noi, Vi prego, non urlate di nuovo. No. Un orecchio è già andato, l'altro lasciatemelo. Prima del progetto volevo fare il mago, poi dopo il progetto non voglio fare più il mago, voglio fare l'animatore. Oh, va bene, ottimo. Allora. Ho spento? Ok. Bravi, un altro applauso. Bravi e brave. Allora, adesso entriamo nel cuore dell'argomento che abbiamo trattato all'inizio e iniziamo subito con il concorso International Youth Contest, sezione Filmmakers, Parigi 2024, di Pierre Larribe, Francia 2022. Nelle corsie di una piscina, una nuotatrice afghana si allena per le prossime Olimpiadi, ma il brutale cambio di governo nel suo paese sconvolge la sua vita. Deve coprirsi il corpo, non può più uscire di casa da sola, quindi non pensare all'allenamento. Questi giochi olimpici, che le sembravano così vicini, ora le sembrano irraggiungibili. Thank you.
E continuiamo con il concorso International Youth Contest sezione Students. Minibus di Maji Kamal, Egitto 2019. È un giorno qualsiasi al Cairo, in Egitto. La diciottenne, Nur, riceve una telefonata da suo fratello che non potrà più accompagnarla. Per evitare di fare tardi al lavoro, Nur deve prendere un minibus. عليكم السلام. بتروح ناحية طريق مصر اسكندرية الصحراوي؟ فين؟ مصر اسكندرية الصحراوي. يا فندم. شكرا. الو؟ أنا كابتن الميكروباص. هينزلني على أول الطريق. ماشي بس بجد متأخرش. النهارده تاني يوم لينا يعني. طيب ماشي. استناك طيب هناك. ماشي اوكي. ماشي متأخرش بس. اوكي. احسن. ننزل يا جماعة. ده ايه جنب يا اسطى؟ انا معيش فكه دلوقتي. عم انزل وخليها على الله. ثوابك شكرا يا ولد. شكرا حبيبي. معلش لو سمحت، هو احنا قدامنا قد ايه؟ على طول يا استاذه. وحضرتك رايحه على فين ان شاء الله؟ انا قلت لك اسكندريه الصحراوي. ما انا فاهم. انا اقصد رايحه تعملي ايه هناك يعني؟ عندي شغل فما ينفعش اتاخر. لا مش هنتاخر ان شاء الله. بس حضرتك شكلك صغير قوي على الشغل يعني يا استاذه. طب وعلى كده حضرتك متجوزة؟ أنا ما أقصدش حاجة والله، أنا بتكلم عادي يعني. هو أنا مضايق حضرتك في حاجة؟ ألو؟ إيه وصلتي؟ لا لسه. فينك يعني؟ يا عم أنت وسع مش كده. لو ينفع بس جوز حضرتك يقابلنا بسرعة عشان عندي شغل والله ومش هينفع أتأخر. طب يا بنتي هتسألي السواق. وممكن حضرتك تدونا أشرح له. اديله التليفون يقول لي اقابلكم فين طيب. ممكن حضرتك تدونا أشرح له أنا الطريق. السلام عليكم. السلام عليكم يا باشا. إيه يا باشا؟ هو أنت فين كده؟ أنا على امتداد المحور أهو. أنا لسه نازل من كوبري أكتوبر، طالع على اسكندرية الصحراوي. قابلني عند اللفة اللي قبل الصحراوي. تلاقيني راكن لك هناك على الطريق. ماشي يا باشا. سلام. هو حضرتك ما بتتكلميش معايا ليه؟ بعد اذنك ممكن تركز في الطريق؟ ماشي حاضر. انا مش هاكلك والله. عامة احنا قربنا نوصل خلاص. مش هتقولي لي اسمك ايه؟ متجوزة بقالك قد ايه؟ ايه ده؟
انت مش لابسه دبله يبقى مش متجوزه صاحبه يعني. ما اقصدش حاجه والله، انا بدردش معاكي بس. بس بصراحه حضرتك اموره قوي يا استاذه. بصراحه حضرتك لو مراتي والله والله هسيبك تنزلي من البيت لوحدك. مش عارف حضرتك خايفة مني ليه؟ أنا ما عملتلكيش حاجة والله. دينا وصلنا يا ستي. إن شاء الله توصلي شغلك في معاد. ما عملتلكيش حاجة على فكرة، أنا مش عارف أنت خايفة مني ليه. Ok, dal concorso International Youth Contest sezione Filmmakers, non dirlo a nessuno, di Sara Sotoe, Iran 2021. Baran è una quindicenne in fuga da casa ed in cerca d'aiuto, con lei solo il suo terribile segreto. یه نفس عمیق بکش. آروم آروم. یه نفس عمیق دیگه. خیلی خوب. چند سالته؟ 19. عفونتت خیلی شدیده. چند سال ازدواج کردی؟ ازدواج نکردم. چند وقت رابطه داری؟ نزدیکی سه سال. بلش این داروی که سر خود مصرف کردی فونت تو خیلی زیاد کرده. آخرین بار کی بوده؟ دیشب. بدم آدرس هم میدونم؟ بله.
داروهاتو حتما هم یه روز برو بگیر. یه پماد داخلی هم براتون نویسم که درد و التهابات رو یکم بهتر میکنه. نامزدت یه دوست بسرت؟ اذیتت هم میکنه نه؟ اگه خوب نشدی باید بری برات پانسمان داخلی کنم. بارو دیگه بابا راه رو بستی. معاون وزیر امور خارجه روسیه در همایش مادرید تاکید کرده روسیه تا یک روز هم به عراق کمک نمی‌کند. دادگستری اعلام‌نامه حکم دستوری میشن رئیس جمهور پیشین این کشورها به علت سخنرانی در کنگره آمریکا در خصوص ترکیه. آقای عباسی، این لامپ سمت چپم دیروز دوباره سوخت، یه نگاهی بهش بنداز. دست درد نکنه. باران جان ببخشید، بعد این همه مدت اومدی و از خونه ما اینجوریه. چرا پرتقالتو نخوردی؟ بخور جون بگیری. بابات باید بیشتر حواسش به تو باشه. مامانت هم که ازش خبر داری؟ نه. زنگی چیزی؟ هیچ. تو چی زنگ نمیزنی بهش؟ یه شماره بیشتر ازش ندارم که اونم جواب نمیده. شاید از ایران رفته. بچه دار شده؟ نمیدونم. شاید. بارو، تو حالت خوبه؟ آره. نگفتی بالای چشمه چی شده؟ خورده به کمد. چی شد یه اومدی اینجا؟
همینطوری. بذار پماد بیارم بزنی روش، زودتر خوبشه. بابات که انگار نه انگار که خواهر داره، ما کلن یادش رفته. نه زنگ میزنه، نه درست حسابی جواب منو میده. چیکار کردم؟ مدرسه چطوره؟ خوبه. نهمی دیگه. سارا هم باید سال دیگه تعیین رشته بکنه. حالا هی گیر داده که من میخوام برم فرانسه. نمیدونم واقعا باید چی کنم، هرچی میخواد بسش میگیرم، ولی نمیدونم چرا اینجوری شده. امروز هم مدرسه نرفته، از صبح زنگ میزنم جواب نمیده. شاید بخاطر زخمش روش نشده بره. چیزی نشده که، تو مدرسه خورده زمین، این لوس بازی رو نده. به من با خورده به در کنید که تازه گیا دروغ زیاد میگه. این بچه فقط 15 سالشه، وقتی سنش هم هست. به نظرم بیدار شد برشتم بر دکتر. چیزی نیست، فعلا میبرمش خوب. میدونی که چقدر دوست دارم بابا؟ ماما تو رو خدا جوابم بده، مرم خیلی بده، نمیتونم برگردم خونه. بابا عذیتم، ماما به خود تقصیر من نیست، من هیچ کار بدی نمی کنم، خودش میاد. ماما جوابم بده.
بهت قول میدم باران، من تنهایی بدون تو میمیرم بابا، برگرد خونه. Complimenti, complimenti davvero, e permettetemi di fare anche un applauso all'attrice perché è stata veramente sensazionale. Allora, accendimeli un po'. Ah, buongiorno. Ma la cosa più bella è che quando dopo un po' di corti che guardiamo, ogni volta che faccio accendere le luci c'è sempre la fila là sopra che dorme praticamente, si sdraiano proprio e fanno no, scusa, questa luce ci dà fastidio. Allora... per chi non mi conosce, scusami Giuseppe, per chi non mi conosce sono Mariema, questo è il mio primo anno al festival, ma ormai è il quinto giorno, quindi diciamo loro ormai mi conoscono, siamo qua insieme ormai da 4 giorni, 5 giorni, invece voi no. Allora, abbiamo sicuramente parlato del tema delle donne, della violenza delle donne, abbiamo visto quindi in entrambi i lavori, diciamo, la presenza appunto della, diciamo, chiamiamola del maschio predatore, no? Che ti vede proprio come un oggetto. E abbiamo anche visto, come ci stiamo dicendo noi da più giorni, che spesso le violenze e i pericoli non sono all'esterno, ma sono proprio all'interno delle mura domestiche, no? All'interno delle mura di casa. Io adesso, come al solito, mi butto un po' in mezzo a voi, però oggi vado tranquilla perché sono un po' stanca. Si è fatta una certa, sì, voi lo so, non vi preoccupa. Allora, tu non è che se cambi fila pensi che io non ti riconosca e quindi hai fatto un change, si è cambiata la felpa, si è tolto la metta del festival, ha detto ora provo a confondermi. No. Vabbè, però io apprezzo questa cosa, quindi dimmi, che mi vuoi dire? Vieni qua. No, siamoci qua, se no io potevo fare avanti, indietro, mi state a fare... Io, questo fischio sono io, boh, chi lo sa. Allora, io volevo dire... Sì... che la donna non è una pezza, non è spazzatura, la donna ci ha messo al mondo, quindi sì. Non so perché gli uomini con un quoziente intellettivo molto basso, no? Quindi... Sì. Cioè, poi che vengono suddivise, cioè, non mi piace questo fatto. Mm-hmm. E volevo salutare anche delle persone. No, ti prego, non ricominciamo allora. Questa storia dei saluti. Lui. Sì. Lui. Sì. Lui. Lui. E un'altra che non c'è. Va più. Bene. Se n'è andata. Però li salutiamo, adesso gli passiamo anche il testimone. Grazie, comunque. Purtroppo non solo gli uomini con un basso quoziente intellettivo, ma spesso anche... Allora, Allora, io non c'entro niente, ve lo giuro, perché mi ha letteralmente menato dentro. Gli abbiamo chiesto noi di salutarci. Gli ha chiesto di salutarci. E adesso mi dite anche voi qualcosa? Vai tu, non sembri proprio timido, guarda, è tutta una facciata, sono sicura. Allora, intanto è la tua prima volta al Marano Ragazzi Spot Festival? No, io già vengo da molti anni al festival, okay. Già dalle elementari venivo qua. Ah, ok, quindi che classe fai, scusami? Ma come ti chiami intanto? Allora, io sono Marco, okay. Faccio la terza media qua alla Socrate. Ah, ok, quindi fai parte di quelli che hanno dovuto fare una rampa di scale per venire qua. Sì. Ok, perfetto. E Marco, quindi sei già abituato un pochino, no, ai lavori del festival, a quello sì, che è il festival. Sì. E ma questi in particolare che abbiamo appena visto, ti hanno fatto riflettere su qualcosa? Sì, mi hanno fatto riflettere soprattutto sul fatto che... Soprattutto sul fatto che le donne
non devono essere vittime di violenza, soprattutto perché, per esempio, applicare violenza su una donna sarebbe come, non lo so, fare male, per esempio, anche a mia madre che mi ha messo al mondo, oppure a qualunque altra donna, perché in effetti fare violenza è una cosa che non si dovrebbe fare, non solo sulle donne, ma proprio in generale. Certo, a nessuno. Sicuramente. Alzare le mani è sbagliato. Sì, sì. Mi vuoi dire altre cose? Mi vuoi dire altre cose? Parla, parla. Dici, dici. No, vabbè. Eri timido, vai, vai. Davvero, davvero sono timido. Vabbè, comunque, come ho già detto, secondo me è davvero sbagliato applicare qualunque tipo di violenza, anche psicologica. Sì, perché la violenza non è solo fisica, sì. Certo. Magari opprimere una persona, come per esempio in un rapporto malato fra marito e moglie, magari ogni tanto si arriva alla violenza fisica, ma soprattutto anche quella psicologica fa certo, molto male. Certo, certo, anzi la violenza psicologica poi cambia anche... ho capito, me l'avete detto 12. Ok, allora... Ciao, no, no, non sto venendo. Allora, però, dico io, no, fatevi furbi. Se io cammino e non vi sto pensando proprio, e voi fate no, 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 io vi sento. No, lascialo stare. Chi vuole parlare, parla. Loro sono, siete quasi scocciati. Sto guardando te, sto guardando te. Ciao, Gioia, come ti chiami? Tu, quanti ce ne stanno, tu? Sì? Nicolò. Ciao, Nicolò. Piacere, io sono Mariema. Tutto a posto, Nicolò? Ok, a posto. Allora, io voglio andare là sopra. Niente, che lo vedevo perso nel vuoto, ho detto, boh, tutto a posto, Nicolò. Allora, perché ridete? Ah, ecco, sembra la solita cosa. Allora, voi invece dovreste essere un po' più grandicelli. Che classe siete? Tu sei lo staff, ho capito. Me la vuoi dire lo stesso che classe sei? Hai finito? Vabbè, ok, ok. Allora, ciao, come state? Mi state facendo fare gli squat? Opla, che dite, mi posso mettere qua? Ma se loro, va bene. Come state? Bene. Come vi chiamate? Giovanna. Sabrina. Giorgia. Ok, quanti anni avete? 15. 15. Quasi 15. Quasi 15, ma se state in classe insieme... Ok, ok. Allora, e a voi? Parlo adesso con voi che siete donne perché ho fatto parlare un po' con gli uomini per vedere un pochino che ci dicevano, così, per dargli la parola. Ma io immagino che a voi vi sarà capitato di, non per forza vivere delle situazioni estreme, però magari vivere delle situazioni in cui vi sentivate a disagio. Proprio perché anche solo banalmente tornare a casa la sera da sole, per esempio, no? È una cosa che da piccole ci dicono attenzione, giustamente, perché effettivamente è pericoloso. Ma questa cosa di costrizione, no? Che dovete vivere in un determinato modo, come vi fa sentire? Vabbè, non è... Vai, tieni il microfono, tieni il microfono, sennò sto io così e sembra... No, cioè, secondo me non è una cosa bella perché io devo... Cioè, il fatto che io sono donna non mi deve far stare male, nel senso che certo. Non è una colpa. Assolutamente, assolutamente. E invece capita a volte che viviamo con delle limitazioni. Cioè, io crescendo, diciamo, ho avuto la consapevolezza, sono iniziata ad avere una consapevolezza del fatto che... è pericoloso appunto camminare da sole per strada, io devo preoccuparmi soltanto perché sono una ragazza, invece se fossi stato un ragazzo non sarebbe stato così, quindi questo. Infatti, guarda, io ora mi giro alla mia destra e facciamo la prova del 9. Ciao Gioia, affacciati, affacciati, così ti vedo, no? Tu, se devi tornare da solo a casa la sera, ti spaventa? Sinceramente, no, ma perché... Perché dici che mi succede? Sì, diciamo così. E invece tu qual è la prima cosa che pensi se devi tornare a casa da sola? Vabbè, avrei paura. Perché? Non penso perché sei meno coraggiosa di lui. No, no, vabbè, per chi potrei incontrare. Esatto, per chi potresti incontrare. E ovviamente dipende solo ed esclusivamente dal fatto che sei donna. E questo non ci piace, però piano piano
cerchiamo di fare qualcosa per cambiarlo. Mo sto venendo perché io già lo so che ci state voi là, che state scalciando. Aspetta, facciamo parlare qualcun altro così vediamo che... Maria Vittoria. Allora, intanto alzati in piedi e facciamo un altro applauso alla nostra presidentessa di giuria. Oggi va così, Maria Vittoria. Io quando non so che fare, vengo da te e dico fate un applauso a Maria Vittoria. Ok, Maria Vittoria, io ti do il microfono. Vabbè. Fai un po' quello che ti pare. Allora, sicuramente la violenza sulle donne è un argomento importantissimo, di cui molte volte non si parla. Che si ferma, cioè che diciamo che al telegiornale, sui social, in giro, se ne parla fino a un certo punto. Poi si ferma tutto. E quando vediamo un altro caso, che ne so, di morte di una donna, ricomincia. Ma non è continuata la cosa. E questo non è bello, perché noi ne dovremmo parlare sempre per diffondere sempre di più il messaggio, perché ci sono sempre più femminicidi, sempre più violenza sulle donne, e le donne non si sentono abbastanza protette e non parlano, non denunciano, e questa è una cosa molto grave, sì, che non va bene. Allora sì, allora sulla sì, grazie Maria Vittoria. Allora, è vero, è una cosa molto vera, nel senso tante donne che subiscono violenza o che subiscono molestie non denunciano. Allora, io voglio dire una cosa, denunciare è sicuramente importantissimo, è importante, non è sempre facile, perché come abbiamo detto prima, spesso le persone che ci fanno del male sono persone a noi vicine, quindi anche denunciare un affetto non è facile, però anche in questa cosa... È vero che denunciare è giusto, ma non ci prendiamo la responsabilità anche del fatto che non denunciamo. Cioè, lo so quello che dici tu. Quello che voglio dire io è non prendiamoci anche la colpa della non denuncia, perché il fatto che non denunciamo deriva da tante cose. Allora noi già stiamo subendo una violenza, non ci accogliamo anche questa responsabilità. Però sì, è vero, tantissime persone non denunciano. Allora, eccola Giordana. Giorgiana, scusami. Sì, alzati perché mi hanno fatto segno 6 volte. No, vabbè, io a prescindere da tutto quello che stava dicendo Maria Vittoria, che cioè, sono veramente d'accordo, insomma. Però anche a me personalmente, non so perché, cioè io non ho mai subito nulla del genere, però ho sempre paura, anche quando vado in giro per la strada, che mi può succedere qualcosa, ma anche in piscina, perché... ci sono anche persone molto più adulte di me, quindi a volte sì, mi capita di sentirmi che ti un po' a disagio, sì. Però molto... cioè, a me non è mai successo nulla, non lo so perché, sarà perché sono diffidente, però questa cosa non mi piace per niente, non l'ho mai detta a nessuno, però è così, insomma. Intanto grazie, e soprattutto purtroppo a volte essere diffidenti è un meccanismo di difesa. Magari uno di carattere è più propenso all'apertura, però poi è diffidente perché vede che ci sono dei pericoli e si vuole difendere. Allora, anche il presidente della nostra giuria vuole dire una cosa. Allora, facciamo un applauso anche al presidente della giuria, sennò poi dicono che... Volevo porre anche l'attenzione su un'altra tematica, ovvero quella degli stereotipi, come abbiamo visto anche nel primo video e come adesso Giorgiana mi ha fatto venire in mente, parlando di piscina, come anche negli sport, a seconda dello sport, diciamo... ad esempio una ragazza che vuole giocare a calcio non viene vista bene perché si pensa che il calcio sia prettamente uno sport maschile, mentre invece altri sport invece vengono visti prettamente come sport femminili e esatto, non maschili. Tipo danza. Esatto, ad esempio danza. E questa non è una cosa buona, perché ognuno secondo me dovrebbe essere in grado di poter inseguire la propria passione senza farsi condizionare da quella che è la società e da quindi quello che diciamo la società impone come caratteri, come stereotipi. Esatto, ma noi oggi, stamattina, anche in una maniera abbastanza spontanea, no? Non so se vi ricordate, abbiamo fatto un gioco, a un certo punto ognuno ammetteva il cartone animato che si guardava e che magari quel cartone era per le femmine, però io ero un maschio e mi guardavo quel cartone. Non so se avete notato, a un certo punto, una volta che ha parlato il primo, la prima, perché era una ragazza, hanno iniziato tutti quanti ad ammettere senza alcun problema qual era il loro cartone preferito. E questo ti fa capire quanto la società che hai intorno ti condiziona. Perché avendo visto un terreno molto fertile, molto aperto, dove ognuno diceva la sua, a quel punto tutti hanno voluto parlare. Immaginati se anche nello sport fosse così, dove
Se non ci fossero tutti questi limiti, probabilmente noi avremmo tantissimi ragazzi che fanno danza classica. Chi può dirlo? Vengo da te, hai ragione, scusami, stai con la mano alzata un sacco di tempo. Lui, aspetta, tu fammi finire prima il giro. Vieni qua. Come ti chiami? Mi chiamo Vittorio Raffaele. Ok, dimmi Vittorio Raffaele. Allora, devo dire che, come ha detto anche prima il ragazzo, che non c'è soltanto una forza fisica, c'è anche una forza mentale. Mm-hmm. Io, diciamo che l'ho subito un po', con insulti ovviamente lievi, ma anche che mi hanno colpito molto al cuore. Mm-hmm. Quindi voglio dire che la forza fisica dura quel tempo, ma finisce e ti passa. Invece la forza mentale, di insulti che io ho subito, ti rimane in testa addosso. E affronti un dolore molto... molto grande, certo, grazie. Perché una ferita si riemargina. Immagino che con forza mentale intendi una violenza psicologica. Ok. Ciao. Come ti chiami? Miriam. Come ti chiami? Miriam. Miriam. Che mi vuoi dire, Miriam? Non voglio parlare al microfono. Ah, non vuoi parlare al microfono? Me lo vuoi dire a me? Io lo dico. Sono d'accordo che una donna vada a denunciare perché anche nel telegiornale si vede che vengono a maltrattare, quindi io non sono d'accordo. Ok, quindi Miriam dice, è giusto che le donne vadano a denunciare, si vedono tanti casi al telegiornale e sei contro la violenza sulle donne. Questo ce l'hai detto, giusto? Ok, grazie Miriam. Allora, vado da Chiara. Chiara, ma tu stamattina, ma che fine hai fatto? A un certo punto abbiamo detto, ma Chiara, ma dov'è? Come mai non è salita sul palco 18 volte, Chiara? Alzati, vai, presentati per chi non ti conosce, dimmi un po'. Allora, io sono Chiara Marra, vado alla Marco Polo a Calvizzano e ho 12 anni. Mm. Io penso che alla fine la paura di stare in strada da sola è una cosa che a me colpisce, perché io facevo l'anno scorso un po' in inglese e quando dovevo aspettare 5 minuti in più che doveva venire mia mamma, io me la facevo sotto. E seriamente, quindi ogni volta ad un'amica diversa la chiamavo, la messaggiavo per non stare da sola. Pure le mie amiche quando stanno in strada da sola io le chiamo, perché preferisco sempre che loro stiano in compagnia, che poi si sentano indifese. Anche esatto. Perché a me una volta è successo che mi stava inseguendo un vecchio per la strada e a un certo punto mi sono messa a correre e poi non mi ha inseguito più. Grazie Chiara. Allora, effettivamente è vero, penso che sia capitato a tantissime di noi che mentre siamo per strada iniziamo a messaggiare con qualcuno per dire ehi, mi trovo qui, qualsiasi cosa mi succede, io ero qua. Vieni, Anna. Allora, io sono Anna, e devo dire solo il nome. Ma quello che ti pare a te. Allora, io penso che comunque... le donne avrebbero anche la forza di denunciare, di fare, però dovrebbero avere solo, cioè noi siamo forti, solo che dobbiamo avere anche coraggio a denunciare questi casi, perché non è che noi siamo non è che noi siamo minori degli uomini, inferiori degli uomini, oppure abbiamo meno forza. Sì. Loro si credono più forti, però dentro sono pure più cagasotto. Ok, va bene. Ecco, ora ho capito anche cos'è. Ora ho capito. Ah, attenzione, perché abbiamo Iole che vuole dire qualcosa. Grazie Iole. Grazie. Allora, io devo dire che sono anni che vengo qui, faccio parte della giuria, ma io vengo da Milano e devo dire che i filmati di questa sessione, di quest'anno, sono davvero straordinari. Però c'è una differenza, io voglio farvi notare, tra i filmati stranieri, quelli dell'Iran, per esempio, dove vediamo delle cose assurde, incredibili per noi. La donna che non può entrare in piscina, per esempio, perché è riservata ai maschi, no? Quindi ci sono delle chiusure
per le donne, che sono davvero insopportabili. Per noi sono insopportabili perché per noi qui non c'è questo. Però ci sono altre cose di cui dobbiamo stare molto attenti. E quindi le ragazze l'hanno detto molto bene, no? Quindi la paura di essere da sole per la strada di sera, per esempio, quindi che non si può fare, perché c'è il rischio che ci sia qualcheduno che ci considera come un oggetto. E secondo me quello che è più importante, qui ieri abbiamo visto, forse qualcuno di voi non c'era, ma ieri abbiamo visto per esempio dei filmati davvero tristi per quanto riguarda le donne in Italia. E è stata detta una frase molto bella: la violenza ha le chiavi di casa, per dire che la violenza è soprattutto qualcosa che si manifesta all'interno delle famiglie, all'interno delle case. Noi anche oggi abbiamo visto quella ragazza che era ammalata, no? Ma che il padre evidentemente la trattava come una cosa sua, no? La chiamava tesoro, eccetera, ma evidentemente c'era stata una violenza fisica. Credo che quello che è molto importante è che noi dobbiamo cominciare, tanto per quanto riguarda i maschi, devono imparare a rispettare le donne, a rispettare l'altro sesso, il rispetto, no? Il considerare le altre donne, le donne come qualcosa che ha gli stessi diritti che hanno loro i maschi. Ma questo bisogna insegnarglielo ai maschi, perché i maschi da sempre, da secoli, pensate chi ha fatto storia, lo Ius Primae Noctis nel Medioevo, no? Che il padrone, il feudatario, aveva il diritto di scegliere la donna con cui passare la notte, la prima notte di nozze, per esempio, di lei, la doveva passare con lui, no? Perché evidentemente era logico, era normale per loro, no? C'erano delle leggi che permettevano a chi era più ricco, a chi era potente, attenzione, gli permetteva di usare le donne, e quindi essere bella era una cosa terribile. C'era poi un'altra cosa: una donna bella, se veniva, si faceva innamorare un uomo, cioè un uomo si innamorava di una donna bella, cosa diceva? È una strega, perché non è colpa mia, se lei mi ha reso, mi ha fatto dimenticare quelli che sono i miei doveri, no? Mi ha fatto dimenticare chi sono io, perché io mi sono innamorato, ma non mi sono innamorato normalmente, mi sono innamorato perché lei mi ha fatto è una fattucchiera, no? Quindi mi ha fatto delle magie. E quindi essere bella, tra l'altro, è sempre molto pericoloso in certe situazioni. Avete visto anche quella sul minibus, no? Era una bella donna, quindi a questo punto il guidatore si permetteva di farle delle domande, di trattarle. Se fosse andata avanti un po', secondo me, finiva che con un tentativo di violenza. Allora, torno al discorso, quindi le donne sono sempre state considerate inferiori all'uomo. È stato sempre pensato che un uomo, se è potente, se è ricco, può far violenza a una donna, può usare di una donna come se fosse un oggetto, come se fosse qualcosa che lui può prendere. E questo è il problema. Allora dobbiamo... E a proposito di donna oggetto, attenzione, noi abbiamo delle pubblicità in cui le donne non valgono per quello che sono, per il cervello che hanno, per quello che sanno fare, ma valgono semplicemente perché sono belle e quindi devono essere sempre mezze nude. Sì. E abbiamo, per dimostrare, se è brutta chi se ne frega, ma se è bella, e allora se è brutta non le diamo nessun lavoro, non la mettiamo in mostra, ma se è bella a questo punto dobbiamo dimostrare che lo è. Anche sul concetto di bello o brutto rispetto ai canoni che ci hanno imposto, perché esatto, poi ognuno vede il bello dove qualcun altro ci può vedere il brutto. Hai perfettamente ragione. Ma e quindi viviamo in un mondo in cui per le donne è fondamentale essere belle, ma essere belle secondo i canoni che ci vengono trasmessi, che ci vengono, per esempio, bisogna essere tutte magre, no? Tutte truccate. Quindi pensate a quanti soldi vengono spesi per instillare in tutta la società dei modelli di questo tipo, moltissimi. Allora,
Questa è una cosa. Allora io voglio dire che bisognerebbe, però non lo si fa ancora, che già dalle elementari e magari anche dall'asilo i maschi venissero abituati a considerare le loro compagne come pari a loro per quanto riguarda i diritti, rispettarle, no? Quindi non prenderla in giro. Io ho un nipote che ha 14 anni e lui quando era all'elementare si permetteva di prendere in giro le sue compagne, ma quella è una donna, non racconta, no? Non vale niente, possiamo benissimo farle degli scherzi. E quindi naturalmente quando io poi lo venivo a sapere potete immaginare la reazione. Ma bisogna che veramente la scuola si faccia carico di insegnare ai maschi che loro hanno dei diritti. Le donne, è stato detto più volte da alcuni di voi, le donne sono quelle che ci hanno messo al mondo. Le donne hanno questa grandissima capacità di mettere al mondo dei figli. Però per questo devono essere rispettate doppiamente. Vengono rispettate come donne e come future madri, cosa che molto spesso non viene considerata, ma semplicemente le donne vengono considerate come un oggetto di piacere a disposizione del maschio. Il maschio può fare l'amore con una donna indipendentemente dai sentimenti, anzi se non ha sentimenti meglio ancora, riesce a far violenza a una donna o a usare una donna per il proprio piacere, non per il piacere di lei, il piacere di lei chi se ne frega, non conta. Quello che è importante è il piacere del maschio. Allora dobbiamo imparare, questo alle scuole medie superiori per esempio, ma per il resto già fin da piccoli bisogna insegnare ai bambini che le donne, le femmine, devono essere rispettate. No? Quindi, se noi non passiamo di qui, se non cambiamo la testa dei maschi, è inutile che mettiamo delle leggi. È inutile che diciamo che questo non deve essere fatto, eccetera, e no, perché per i maschi molto spesso, tra l'altro, fare un'illegalità per tutti, no? non è un problema. Io posso andare sull'autobus senza biglietto, è una piccola illegalità, posso dare uno schiaffo o fare uno scherzo a un compagno o a una compagna, meglio ancora, se faccio uno scherzo a una compagna, attenzione, qui entriamo nel campo del bullismo. E poi mi taccio perché sennò la tengo troppo lunga. Ma per esempio, il fare uno scherzo a una ragazza, soprattutto se siamo in parecchi, è considerato una cosa molto interessante, molto positiva per il maschio. Bravo, che coraggio che ha avuto, no? Che coraggio che ha. È così che bisogna fare. Quindi c'è un modello di comportamento all'interno di una classe, all'interno di un gruppo di ragazzi che può diventare una moda, può diventare un modello di comportamento che può essere imitato. Ecco, questo è quello che dobbiamo stare molto attenti. Quindi o noi riusciamo a cambiare la testa dei maschi, già, voi siete fuori di questo discorso perché partecipando a questo, al festival evidentemente siete già sensibilizzati a questo. Ma bisogna che già dalla scuola esisteva l'educazione all'affettività. Aveva fatto il ministro, mi pare che fosse proprio la Moratti. Educazione all'affettività, che vuol dire educazione anche alla sessualità, che vuol dire educazione all'amore, ma all'amore che deve essere un sentimento bello, un sentimento che è basato anche sul rispetto, no? E sull'attenzione ai sentimenti dell'altro, cosa che invece molto spesso non conta niente. Ecco, finisco subito. No. Per quanto riguarda le donne, evidentemente, qui faccio un altro discorso. Le donne devono imparare che se anche qualcuno le dice ti voglio bene, bisogna avere sempre le orecchie aperte, essere sempre molto attenti. Perché se lui mi dice che mi vuole bene, ma poi mi impedisce per esempio di uscire con le amiche, pretende che io mi vesta come vuole lui, e naturalmente in questo caso coperta, perché in un rapporto a due, e eccetera. Allora evidentemente non è amore quello, perché non mi rispetta, non rispetta quelle che sono le mie esigenze, quelli che sono i miei desideri, il mio modo di pensare. E voi capite che questo, quindi se vi capita una cosa di questo genere, lasciatelo, perché poi può darsi che prima o poi arrivi un ceffone. Se non fai quello che vuole lui, ti arriva un ceffone. E allora sì che può arrivare la denuncia.
ma prima della denuncia tu devi essere pronta a capire, a captare le intenzioni di lui, gli stati d'animo di lui, non soltanto i sentimenti. E soltanto in questo caso molla, mollalo, stando attenta però che se lo molli c'è il rischio anche che lui ti picchi, no? O altro. Tutti i giorni, tra l'altro, noi stiamo vivendo un periodo in cui la televisione non solo presenta le donne sempre come mezze nude, eccetera, ma la televisione ci presenta anche, ci racconta tutti i giorni i femminicidi. In altri paesi, se c'è una violenza, non viene raccontata tanto, mentre nel nostro, non i paesi dell'Iran, eccetera, no? Ma nei paesi del nord Europa, per esempio, in Inghilterra. Mentre da noi vengono, tutti i giorni ci raccontano in che modo una donna è stata picchiata, uccisa. Allora, questa è una propaganda che viene fatta, è una segnalazione, una cosa che sì è negativissima, ma è stata fatta. Quindi se è stata fatta vuol dire che è possibile farla. E allora pensate a quante cose dobbiamo cambiare per risolvere il problema dei femminicidi e della violenza contro le donne. Quindi dobbiamo pensare alla scuola. Dobbiamo pensare alle leggi, dobbiamo pensare ai mass media, a quello che raccontano, che viene presentato. In questo modo riusciremo forse a cavarcela, perché altrimenti la strada non può essere altro che peggiorativa. È una strada in discesa, perché l'hanno già fatto, è stato fatto, quindi posso fare anch'io. Grazie. Grazie, grazie Iole. Aggiungo soltanto che... sono molto d'accordo quanto dite, diciamo, ricordiamoci che siamo nati dalle donne, penso anche che comunque qualsiasi donna meriti rispetto, anche tutte le donne che non possono avere figli o che figli non ne vogliono. Allora, continuiamo, scusatemi, dobbiamo andare avanti, però dopo avremo un altro momento, quindi torno. Allora, continuiamo con il concorso International Youth Contest sezione Students, Riflessi dolorosi, di Alexis Abe, del Paraguay, del 2022. Milly è un'eccezionale ballerina, i suoi movimenti e la sua abilità emozionano tutti con gioia. Tuttavia, dietro il suo sorriso nasconde un doloroso segreto. E a seguire abbiamo una clip. Quando bailo me siento libre. Me envuelvo en la música y me dejo llevar. Bailando me siento única. Bailar es como vivir en un sueño maravilloso. Me siento libre, feliz, pero cuando el sueño termina, mi pesadilla regresa. Bailar es como vivir en un sueño maravilloso. Regreso a mi prisión. Pero cuando el sueño termina, mi pesadilla regresa. A veces quiero gritar. Regreso a mi prisión. A veces quiero gritar. A veces quiero escapar. A veces quiero gritar. A veces quiero escapar. Regreso a mi prisión. Los aplausos opaquen mis heridas. ¿Cree que su pasión por la danza, por el baile, la ayuda al final a, ¿cómo decir?, vencer el dolor? ¿Es suficiente bailar para no probar dolor más? Entonces... Crede che la sua passione per la danza l'aiuti alla fine a sconfiggere il dolore e crede che per lei sia indispensabile ballare per non provare più dolore?
El baile es un proceso de sanación para ella, es como un proceso donde al bailar se olvida de sus dolores, ¿verdad? Sin embargo, cuando el baile termina, cuando se termina el último clic, ella regresa a su realidad. Entonces, el baile no es una sanación. El baile es un, entre comillas, una droga pequeña que le permite olvidarse de esos momentos dolorosos, pero cuando termina el baile, regresa a su mismo lugar, ¿no? La danza è un processo di guarigione per lei, un processo che quando ballando le fa dimenticare del suo dolore. Quando la danza termina però lei torna alla realtà. Quindi il ballo non è una guarigione, è tra virgolette una piccola droga che le permette di dimenticarsi del suo momento doloroso, però quando termina lei torna alla situazione iniziale. Grazie, grazie Giorgia. E continuiamo con il concorso International Youth Contest sezione Students con Impenetrabile di Juliette Bardin. In un'antica Grecia mitologica, Cenis viene violentata da Poseidon, dio dell'oceano. Poche ore dopo, la sua amica Elpis la ritrova sulla spiaggia trasformata in pietra. Anche dopo questo abbiamo una clip. So you were talking about this story of rape, and you wanted to focus on the person, the woman, more than God, who's the seeing, right? So when she turns into a stone,
There is different of her that just takes care of her. Who do you imagine her to be in everyone's life? Decided to. Quindi mi stava raccontando di questa storia di stupro e ha cercato di focalizzare l'attenzione sulla donna più che su Dio, sul mare. Quindi quando si trasforma in una pietra c'è questa sua amica che si prende cura di lei. E chi immagina che lei possa essere nella vita di tutti? Not, and I think you can see it if you see the movie. I decided to not characterize the character. There are no face. and why there is no face? Because I think the girl is. If I was a character, I am the two of us. I think, and it's also a friend, but it's also herself. Se vedi il film vedi che ho deciso di non caratterizzare il personaggio, infatti è senza volto e non c'è la faccia perché penso che se io fossi un personaggio sarei entrambe le donne, è un'amica ma è anche se stessa. I think when you lived something like that or a grief or whatever, a huge violence against your body and your or your soul, you have to take care of you. You can also do this to yourself, being kind to yourself and take your time to recover. I think it means that. Quando vivi un lutto o una grande violenza nei confronti del tuo corpo e della tua anima, devi prenderti cura di te stessa o comunque qualcuno deve farlo per te. Puoi aiutarti anche da sola, essere gentile con te stessa e prenderti del tempo per guarire. Penso che significhi questo. Grazie, grazie mille Giorgia. Continuiamo con il concorso International Youth Contest Sezione Students Vandalo di Anouk Debray e Lucien Tebrun della Francia 2021. Mathilde, una studentessa riservata, va a taggare con la sua amica Nash, una scintillante artista di graffiti, in un bagno remoto dell'università. Scoppia in lacrime quando scopre una lista di tag intitolata «Dai un nome al tuo molestatore», spingendola a rompere il silenzio sul suo stupro. E anche qui abbiamo una clip. J'étais tellement galère de shit hier, je suis partie chez l'autre. Ouais. Je te jure, ce gars, c'est un baiser. Meuf, les mecs de toutes tes histoires, c'est des baisers, genre. Non, mais le gars, il était posé sur son canapé en train de fumer un steak comme as, gros ouais. Comme une tub. Petite tub. Il me propose de tirer dessus. Sa tub. Du coup, j'allais pas lui dire, non, mais gros, j'ai envie de fumer ton shit, mais sans toi. Ouais. Donc j'ai fumé, on parlait, ça se passait bien, j'allais demander de me dépanner. Et là, il me sort quoi ce baiser? C'est là? Bah, ouais, y a jamais personne ici. Tu veux plutôt qu'on aille les autres? Non. T'inquiète, meuf. Allez, viens. Et celui qui me chauffe, je le tagne. Tag. Pas marrant. Du coup, le gars me dit quoi? Il me sort. Ouais. Quand ça se voit, t'aimes bien le pilon. J'ai trouvé ça chelou, mais vas-y, tranquille. Du coup, je lui dis, bah, toi aussi, visiblement. Et là, le gars, il me dit quoi? Il me dit, non, non, mais. Quand ça se voit, t'aimes bien te faire pilonner, hein? J'étais en mode « Pardon ?» Et le gars continue et il me dit quoi ?« Ouais, bah t'as vu, t'es là, tu rentres chez moi, tu fumes, c'est bien que t'as envie de te faire pilonner un peu. » Meuf, j'ai phasé, je te jure. Du coup, le gars, il pense qu'il est en terrain conquis, il vient, il commence à me toucher. Je me lève, je lui dis « Mais gros, tu m'as pris pour qui en fait ? Qu'une seule petite chienne ici, c'est toi. » Thank you.
Non mais vous savez le boulot que vous me donnez avec vos conneries. Je suis payée pour nettoyer, pas pour effacer. Non mais t'as pas à faire ça. Tu fais quoi? Arrête. Arrête ça. Arrête, Mathilde! Arrête! Pourquoi tu fais ça? C'est ma mère, ça regarde que moi! Et elle? Elle aussi, faut qu'elle ferme leur gueule, c'est ça que t'es en train de dire? Mais vas-y, t'as raison! Lève-toi! Viens les effacer! Viens! I want to know if this is like a way to show that she should speak up, just, you know, break the silence. So if you want to just talk about this particular, you know, phase of the short film. Possiamo dire che il senso di questo cortometraggio sia il dover sempre parlare, sempre, di ciò che ci accade e quindi rompere i silenzi? Well, yes. Exactly, that's what we wanted to say. The short movie is exactly about that, about the harassment, but about the fact that when you want to get better, when you want to overcome a traumatism, you need to talk about it and you need to deal with it, and that the only way to stop being ashamed and to stop like feeling guilty about something that you shouldn't feel guilty about, and that's exactly the topic of the short movie. Certo, quello che vorremmo dire è che il cortometraggio parla proprio di questo, quindi non solo della violenza in sé, ma anche che quando la vittima vuole migliorare la propria condizione e superare ciò che le è accaduto, quindi superare il trauma, bisogna sempre parlarne e bisogna affrontarlo in tutto.
Questo è l'unico modo per smettere di sentirsi colpevoli o di provare vergogna per qualcosa di cui assolutamente non si è colpevoli, ma appunto vittime. Ok, adesso abbiamo un lavoro di Ivana Esposito, studentessa dell'Accademia di Belle Arti di Napoli, Change Change. Il corto ha l'obiettivo di sensibilizzare e raccontare come madre natura ha donato tanto a noi esseri umani, ma nonostante ciò non abbiamo saputo amarla. What now? Ci è rimasto poco, pochissimo tempo. Io ne approfitto per chiamare qui con me Ivana Esposito, che dovrebbe essere... Eccola che arriva. Un applauso a Ivana, complimenti. Ciao. Allora, poi abbiamo una videochiamata, la facciamo dopo? Dopo, ok. Allora, Ivana, dici di più di Change Change. Come ti è nata l'idea e che cosa ci vuoi raccontare? Sì, allora, Chance Change, prima di tutto, cosa significa Chance Change? Chance... Ok, quindi sono io che sbaglio. Sì, Chance Change. Chance Change, Chance, scusate, sta per possibilità, mentre invece Change per cambiamento, quindi possibilità di cambiamento. E dunque questo cortometraggio vuole fare altro che sensibilizzare, che raccontare come Madre Natura ha dato tanto a noi esseri umani, ma noi, anzi con la nostra supremazia, non abbiamo fatto altro che distruggere gran parte della sua creazione. E quindi adesso, cioè nonostante ciò, Madre Natura comunque ha dato una seconda chance a noi, quindi è questa la seconda chance che possiamo vedere anche nel cortometraggio, quindi dobbiamo tenere noi adesso vivi i colori della vita, cercando di non mescolarli, di non andare a rovinare tutto il creato di Madre Natura, ma di recuperarlo quindi. Quindi abbiamo come compito quello di cambiare rotta, sì, sicuramente. Sì. Quello di cambiare rotta e di andare in una direzione, si spera, migliore, anche sì, perché peggio di così raramente potremmo fare. Quindi aspetta le nuove generazioni adesso. Sì, no, cercare. Infatti come vedi loro sono molto più su alcune, sì, cose avanti, almeno rispetto a quando io avevo la loro età. Va bene, Ivana, grazie mille. Noi abbiamo grazie una videochiamata, non so con chi, però a un certo punto qualcuno si collegherà. No? Dopo? Sì? Cioè, mi dite dopo. Buonasera. Ma un essere umano alle mie spalle. Salve! Buonasera, mi sentite?
Sì, la sentiamo. Buonasera. Ah, perfetto, perfetto. Allora, io sono Adolfo Fattori, vecchio amico del festival, amico di Rosario naturalmente, di Rosario Duono, e docente adesso all'Accademia di Belle Arti, dove ho conosciuto appunto Ivana, ho conosciuto Fiamma, e quando ho visto i loro video, che sono dei lavori di laurea praticamente, sì, mi sono detto che forse finalmente potevamo realizzare un progetto a cui Rosario Duono ed io avevamo pensato già anni fa, quello di far partecipare gli studenti e le studentesse dell'Accademia con i loro lavori, quelli legati naturalmente alla, come si dice, allo stesso spirito del Marano Ragazzi Spot Festival, e questa volta ci siamo riusciti, ho chiamato subito Rosario, ci siamo messi d'accordo, ci siamo visti anche con le ragazze e siamo riusciti a realizzare questa cosa. Mi dispiace che non sono lì con voi, ma sono all'estero, però fortunatamente siamo riusciti a organizzare questa minima chiacchierata, questo minimo intervento. Vi ringrazio tutti, vi faccio il mio in bocca al lupo, saluto Ivana, Fiammetta e Rosa e grazie. Speriamo di rivederci presto. Va bene, buon lavoro. Va bene. Grazie mille. Ok. Allora, adesso continuiamo con In seno al caos di Fiamma Olivieri, sempre studentessa dell'Accademia delle Belle Arti. Una donna un giorno si sveglia e scopre che il suo corpo ha qualcosa che non va. Il suo nemico è dentro di lei, fa parte di lei. Il seno diventa il centro del caos che inevitabilmente cambierà la sua vita. Dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fiori. E continuiamo con l'ultimo video dell'Accademia di Belle Arti di Belle Arti di Rosa Accardo. Tutto è più semplice con un libro. Due ragazzi cominciano a parlare di quello che sembra il loro libro preferito. Thank you.
questo è uno dei migliori libri di Andersen. Sì, è uno dei miei preferiti. Bravissima anche Rosa Accardo, che c'è? C'è Rosa Accardo? Non c'è, ok. Allora, a quel punto, perché mi dite di no? È qui. Amici, c'è Rosa. Rosa, vieni, ti prego, vieni. Ok, un applauso a Rosa, che c'è, è qui insieme a noi. Allora, dici, raccontaci qualcosa. Allora, come prima cosa, questo è stato un cortometraggio realizzato insieme ad un gruppo universitario in vista di un progetto per quanto riguarda un esame. Mm-hmm. Quindi, diciamo, parla principalmente di un... quel che volevamo trasmettere con questo video è proprio ai giorni d'oggi molto, molto, molto... ci focalizziamo molto con i cellulari, quindi anche per strada ci focalizziamo poco su quello che ci circonda. Quindi diciamo che ci sono cose che non notiamo e stando sempre con i cellulari non notiamo che magari anche con un semplice libro, come in questo caso abbiamo utilizzato l'esempio di un libro, può far sì che possiamo appunto attrarre, sedurre qualcosa a noi essendo ben attenti. Quindi diciamo l'immagine del video fa capire proprio che alla fine la ragazza nota il ragazzo alla fermata dell'autobus semplicemente tramite un libro in comune e quindi l'attenzione, magari la ragazza stava appunto ascoltando musica e però lei nonostante questo si è accorta del ragazzo in pochissimo, con poco. Grazie mille Rosa, grazie. Complimenti per il lavoro. Allora, e adesso è arrivato il momento classico di invitare sul palco un addetto ai lavori, in questo caso un'addetta ai lavori, e quindi invito qui sul palco Irene, vieni Irene, facciamo una... siete mosci oggi, fate un applauso bello forte, eccoci, certo, stai qua. Allora, Irene è un'attivista. E ci dirà di più lei. No, ancora non c'è, non ti preoccupare, non ti girare. Non c'è. Ho teso una trappola, Irene, che con tutta se stessa mi sta chiedendo di non farlo, ma a me non me ne frega niente, quindi lo farò lo stesso. Vai, Irene. Le sorelle, così a proposito. Le chiamavano. Io mi metto qua, guarda, ti ascolto da qua. Vabbè, come diciamo già detto Mariema ed è stato ribadito in più interventi, anche nel dibattito e nei cortometraggi, oggi è 25 novembre. È la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. E perché è importante ribadire che è una giornata internazionale? Perché il fatto che sia internazionale ci scansa dai sensi di colpa, ci scansa dal fatto che non solo le realtà di provincia, le realtà marginali, le realtà periferiche, non solo delle città, ma del mondo, siano i luoghi dove si consuma la violenza sulle donne. Essendo un fenomeno internazionale, e questa giornata ce lo ricorda anche dal nome, tutto il mondo è responsabile. Tutto il mondo è luogo dove esiste la violenza di genere. Il fatto che esista una giornata specifica contro la violenza sulle donne ci ricorda che forse questo fenomeno non è sorpassato. Non è un fenomeno marginale, ma che ha le sue particolarità. Noi oggi viviamo in delle società oggettivamente violente, dove la violenza la vediamo ovunque. Quindi il fatto di ricordare la violenza sui corpi delle donne, diciamo, perché farlo? Perché questa è una violenza particolare. È una violenza che, come il razzismo, ha delle origini molto molto antiche, ha delle origini storicamente connotate, che da sempre esiste. E quindi non può essere un fenomeno marginale. Perché è un fenomeno potente, radicato nella nostra società. Perché dico questo? Perché noi spesso il 25 novembre mettiamo le panchine rosse, ci facciamo i segni sul volto, mettiamo i tacchi nelle piazze ed è giusto.
ed è giusto ricordarlo ed è giusto mettere una giornata per dare la possibilità, insomma, di parlare nelle scuole, nelle piazze, nelle istituzioni, nelle strade, della violenza che sui corpi delle donne che di fatto si vede ogni giorno, e quindi non serve forse un giorno specifico per parlarne, ma come si diceva prima bisognerebbe ricordarlo ogni giorno. Però forse come anche l'intervento della ragazza di prima, Maria Vittoria mi pare si chiamasse, di fatto noi siamo abituati a ricordarci della violenza di genere, della violenza sulle donne solo quando esce il femminicidio, quando c'è lo schiaffo, quando c'è lo stupro e quando purtroppo c'è la morte. Però di fatto esiste un substrato, questa è la punta dell'iceberg. La violenza di genere è qualcosa che viene coltivato ogni giorno, nelle scuole, nell'università, sui posti di lavoro, ed è quello che permette poi di fatto di palesarsi a questi fenomeni così violenti, come può essere la violenza strettamente intesa. Violenza di genere non è solo lo schiaffo, è anche la violenza sui luoghi di lavoro, è la differenza salariale fra lo stipendio di una donna e lo stipendio di un uomo per la stessa mansione. La violenza sui corpi delle donne è quando la donna viene relegata dallo sguardo collettivo come un soggetto che deve essere vincolato al luogo domestico, al luogo privato, che deve svolgere determinate mansioni, che sia la madre, che sia l'infermiera, che sia la dottoressa. È difficile immaginare che possa occupare dei ruoli differenti rispetto a quelli che gli sono stati preimpostati sul fatto che tendenzialmente si pensa che la donna sia predisposta alla cura. Anche quella è violenza di genere. Noi non siamo madri, cioè se vogliamo essere lo facciamo, ma non siamo nate per essere madri, non siamo nate per prenderci necessariamente ed essere soggetti predisposti necessariamente alla cura dell'altro. Noi sappiamo fare tante cose. E quindi a cosa serve questa giornata, in sintesi, per chiudere? A ricordarci che dobbiamo imparare a riconoscere dov'è la violenza, che non è solo il femminicidio, impararla a riconoscere nelle nostre vite, nei nostri atteggiamenti, impararla a riconoscere negli atteggiamenti degli altri, nella società che ci circonda, imparare a denunciare questi atteggiamenti, non solo nei tribunali, ma condividerli, socializzarli quando si riconoscono, dirle alla persona che sta a fianco: oh, quello è un atteggiamento violento, quello è violenza sui corpi delle donne, quello è un atteggiamento pericoloso. E l'ultima cosa, e questo serve, cioè imparare a riconoscerlo, serve anche a imparare a creare degli anticorpi collettivi affinché questo non succeda più. Imparare a riconoscerlo significa non aver paura ad andare in un tribunale a denunciare la violenza, perché il discorso mediatico che poi viene costruito sulla violenza delle donne, sui corpi delle donne, è un discorso mediatico che tende comunque a produrre ulteriore violenza. Quanto eri scollata? Era provocante l'abito che ti sei messo? E vabbè, ma te la sei cercata? Che ci facevi alle 2 di notte per strada, stati a casa? E quindi è un'ulteriore violenza, e spesso da sole questa violenza, questo piano mediatico anche di colpevolizzazione, anche sui social, noi difficilmente ce la facciamo da sole, a prescindere dal fatto, diciamo, che siamo donne, ma questo non conta niente, il fatto che siamo sole, che difficilmente riusciamo a reagire. Però se a fianco a noi, quando vacilliamo, c'è una sorella, ci sono tante compagne, tante sorelle, tante amiche, tante madri disposte a guardarci in faccia, ad aiutarci, a tenderci una spalla, allora sì, lì sì che si può abbattere la violenza, lì sì che si può fare un passo avanti. E come diceva Mariema all'inizio, tanti sono stati i diritti conquistati dalle donne: l'aborto, il diritto al divorzio, ma tanti ancora sono i diritti da conquistare, tante le violenze da sconfiggere, e soprattutto non ci possiamo permettere nemmeno in questo caso di fare un passo indietro, perché subito dall'altra parte c'è una controparte pronta a toglierci quello che noi ci siamo guadagnate. E quindi niente, sono contenta, insomma, di questa cosa. Grazie. Perché è un modo per parlare. Allora, Irene, eccola qua, la foto che Irene non vi voleva far vedere. Questa è Irene in una manifestazione di Non Una di Meno. Io volevo metterla in imbarazzo, quindi brava Irene, brava Irene, brava Mariema.
che è riuscita a metterla in imbarazzo. Allora Irene, io ti devo salutare. Ciao. Perché dobbiamo andare avanti e quindi stati bene. Buona fortuna e ci vediamo presto. Irene del collettivo dell'ex OPG, scusatemi. Allora, andiamo avanti perché si è fatto molto tardi. Allora, concorso International Youth Contest Sezione Italia, giù le mani da Paperino, Alessandro per Francesco Bonolis del 2022. Grazie all'amore a prima vista per un peluche di Paperino e al gesto di un uomo buono, il piccolo Claudio impara un'importante lezione che da grande cerca di trasmettere a Giulia, una ragazza conosciuta per caso di cui si innamora, e a Sara, figlia di lei, aiutandole in un momento di difficoltà, anche a costo di mettere a repentaglio la propria vita. Sono io. E chi sei? Un ladruncolo sei, ecco chi sei. Non è vero, lasciami andare. Allora perché stai rubando? Non l'ho rubato, l'ho solo preso in prestito. No, e perché? Perché nessuno mi compra giocattoli, mia madre non se li può permettere. Ma lo sai che se ti porto adesso dalla polizia ti danno 10 anni per furto di Paperino in luogo pubblico? No, ecco, te lo restituisco. Va bene, questo lo prendo io. Anzi, questo lo do a te, ma ad una condizione. Mi devi promettere che qualsiasi cosa succeda nella vita, tu non ruberai mai e che tutti quelli che incontrerai li tratterai bene. Promesso? Ci sto. Mano? Tieni. Vai, forza. Prima che ci ripenso, dai. Amico mio, buongiorno. Oggi si parte per una nuova avventura. E come sempre, siamo in ritardo. Mannaggia, ma ce la facciamo, eh. Ce la facciamo. Dai. Può portarlo di là, per cortesia? Certo, Carlo. Grazie. Permesso, scusate, grazie mille. Prego. Gentilissimo, permesso. Questi dove li metto? Mannaggia la miseria, lo sapevo che erano troppo pesanti. Tranquillo. Ciao. Ciao. Sono cascati i gomitoli. Raccogliamo? Sì, sembra una buona idea. Sì, allora andiamo. Scusa, ho fatto un casino, mannaggia. Tranquillo, è la prima volta che vieni qui? Sì, il mio primo giorno. Claudio, piacere. Piacere, Giulia. Piacere, vabbè, sì. Eccolo qua. Ok, perfetto. E comunque questi non vanno qua, vanno nell'altra stanza. Ah. Okay. Giù in fondo al corridoio. Giù in fondo al corridoio, sì. Anche questa. Ah, perfetto. Ok, allora ciao, eh. Ciao. E Claudio comunque. Ciao. Ciao, giù. Vai là. Seria. Ti serve una mano? Chiamerò un carattrezzi, tranquillo. Ma che carattrezzi, dai, dammi un secondo. Grazie. Purtroppo questa mi sa che è l'alternatore, sai? Sì. Sì, cioè io non sono un meccanico, eh. Però da ragazzino lavoravo nell'autofficina di mio zio. Sì. Guarda, a quest'ora ti conviene aspettare domani mattina e vai dal meccanico che sta qua dietro, sì. L'unica cosa. Va bene, dai, non ti preoccupare. No, come non ti preoccupare, dai. Ti accompagni a casa e... Va bene, però prima devo passare a prendere mia figlia a scuola. Va bene, ti accompagno, dai. Ma non sei un po' troppo grandicello per giocare con questo? No, questo, scusa, ma questo va messo qua. Ecco, casca. C'è una storia molto lunga.
Poi magari un giorno te la racconto. Ok. Bello. Carino. Grazie per averci accompagnate. Figurati. Era di strada. E poi mi piacciono i bambini, a me mi fanno impazzire. Scusami, ma non me la sono sentita di dirle dei nomi. Ho chiesto di venire subito al parco e... sai, non stiamo attraversando un periodo proprio facile. Vabbè, ma non è che ti devi giustificare per ogni cosa, eh. Sai, io ho letto una volta una frase che mi ha molto colpito. Diceva... generosità è piangere di nascosto e regalare un sorriso. È una cosa del genere, tipo, dicevo, non è proprio... però... disse l'uomo che gioca con i peluche. Beh, perché... cioè... avevi promesso. Va bene. Però viene anche lui. E vai, grande. Sara. Oh, a me piace da morire il pistacchio. Sto in fissa. A te ti piace? Beh, fa schifo. Ha il colore degli spinaci. Andiamo, dai. Grazie per oggi. Ma figurati. Allora, ti è piaciuto il pistacchio? Beh. Niente proprio, non gli piace. Non si capisce niente di quello che dice. Sì. Hai ragione, ma sappi che da grande capirai che non tutti nascono Gastone. Lo conosci Gastone tu? No. Quello che è sempre fortunato, un po' a rivista, che vuole sempre tutto per lui, no? Molti invece nascono Paperino, un po' più sfigatelli, però ti fa ridere. Sì. E ricordati che a volte i gesti contano più delle parole. E allora me lo regali? Chi? Paperino. No, questo per me... per me è sacro, capisci? Hai detto che i gesti valgono più delle parole. L'ho detto io? Sì. E va bene. Ma sappi che questo è la cosa più importante che c'ho. E allora grazie mille. Grazie. Allora, ci rivediamo io e te. Chissà. Lo prendo come un sì? Chissà. Lo prendo come un chissà. 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 Papà, ciao, papà, ciao. Guarda che bello. Bella di papà, vieni qua. Come stai, eh? Cos'è? Paperino. Paperino? Che te l'ha dato? Claudio. Chi è Claudio? Che cosa ci fai qui? Lo sai che non dovresti starci? Giulia, ti ricordo che Sara è pure figlia mia, capito? Giulia, tutto a posto? Sì, tutto bene. Qui adesso te la fai con gli sfigati, eh? Senti, vattene o chiamo la polizia. Scommetto che a lui non gli ha fatto vedere quanto sei stronza, vero? Senti, ascolta, vieni, stasera dormi con papà, dai. No, io voglio stare con mamma. Dai, vieni con papà, forza. Lasciala perdere. Senti, non ti devi mettere in mezzo. Ma che sei scemo, sta fermo. Mia, ma che cazzo sei? Ti metti in mezzo alla famiglia mia, vieni qua. Ok, allora c'è stato un piccolo disguido. Io devo, voglio dire, in sala con noi c'è Fiamma Olivieri. Eccola, vieni. Scusami, avevo capito che non c'eri, perdonami. Allora, lei è la regista di In Seno al Caos che abbiamo visto prima. Un applauso. Ciao, scusami, pensavo non ci fossi. Ciao a tutti. Io sono la creatrice, se così posso dire, di In Seno al Caos, il cortometraggio animato che avete visto prima. E niente, ci tenevo soltanto a dire che In Seno al Caos nasce come un'esigenza, cioè quella di raccontare la storia di tante donne, ma in maniera specifica la storia di alcune donne che fanno parte della mia famiglia. Più che altro il messaggio che volevo lasciare a voi è quello di utilizzare sempre l'arte come uno strumento catartico. Nel mio caso mi ha aiutato comunque a metabolizzare certe cose e mi piacerebbe tanto che anche gli altri riuscissero ad utilizzare l'arte in questo modo. E l'ultima frase, che è in realtà una citazione di Fabrizio De André, dai diamanti non nasce niente, dalle dame nascono i fior. Come? Sì, stava dicendo la frase. E dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fiori. Quindi è un invito a dirvi anche nelle situazioni più brutte, anche nelle
sventure, in realtà c'è sempre la possibilità di creare qualcosa di bello e magico, quindi niente. Oltre che un messaggio di prevenzione, esatto, tra l'altro. Sì, che è importantissimo, e lo slogan io l'ho fatto e tu è una cosa che penso tutte noi donne dobbiamo fare per i nostri familiari, ma in primis per noi stessi. Per tutelarci. Sì. Quindi niente, grazie mille. Grazie a te. Grazie. Io non so più quale microfono usare, ce ne ho 700.000. Allora. Quindi continuiamo con il concorso International Youth Contest, sezione Italia, Donna a Mare, di Leonardo Formichella. Italia. In ognuno di noi ci sia ancora la parte bambina, insomma, ecco, che vuoi non vuoi non cresce mai, ecco, quindi... Insomma, ci sono delle esperienze sicuramente della vita che ti portano a crescere anche a volte in fretta, però insomma c'è sempre quella piccola parte che bussa dentro e che vuole uscire fuori, che è quella insomma del bambino che è in noi, insomma, e che poi ci permette, tornando al discorso di prima, di sognare, insomma, non ci fa smettere di sognare, ecco, per realizzare proprio quello che uno vuole fare. Grazie, posso? Ok, allora, concorso International Youth Contest, sezione Italia, Donna a Mare, di Leonardo Formichella, Italia 2021. Il cortometraggio è volto a sensibilizzare la società, a volte troppo indifferente, verso un tema delicato, come la violenza contro le donne. Cazzo stai facendo? Facciamo un giro. Muoviti, puttana. Non mi va. Che cosa? Muoviti, puttana. Ho detto muoviti. Smettila, mi fai male. Cammina, ho detto, cammina. Mi fai male. Tu fai quello che ti dico io. Ti è chiaro, scusa? Cosa stai facendo? Facciamo un giro. Muoviti, andiamo a casa, puttana. Non mi va. Che pezzo di merda. Facciamo qualcosa, no? Chiamiamo i carabinieri. Stanno solo male. Litigando. Mi fai male. Cammina, ho detto, cammina. Facciamo finta di nulla? Allora, chiamo? Raga, noi non sappiamo realmente come stanno i fatti. Facciamoci i cazzi nostri e andiamo, dai. Potevamo fare qualcosa. Ma se ci mettiamo qui in mezzo e chiamiamo la polizia, qui ci scassano le palle fino a mezzanotte. E allora? Allora, Cristo, stasera c'è la finale di Champions. Ah, sì, è vero. Sono già passati 5 anni. Eravamo piccole. Le piaceva così tanto divertirsi. Ora, cazzo, è cambiato tutto. Niente più feste, niente più serate. Io non ho più voglia di feste. Tu? Io? A me non interessa più neanche il mare. Riesco a tornarci un solo giorno all'anno. Il suo.
Buon compleanno, Paperina. Ma dai, lei odiava essere chiamata così. Sì, forse lo odiava, ma resterà sempre la nostra Paperina. Sono tante le vittime di femminicidio e non vanno dimenticate. E bisogna sempre intervenire. Ah, scusate. Ok. Ok. Scusatemi. Allora, concorso International Youth Contest, sezione Italia... Toccami delicatamente, di Gaia Pulliero, 2021. Una ragazza pensa a ciò che ama di più, ma nel frattempo succede qualcosa? Non ci sta. Il regista Leonardo Formichella? Ah, ok, io non lo potevo mai sapere. Leonardo! Ah, scusami, sei qui, io poi guardavo... Ciao, scusami. Complimenti, allora, ecco a te. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera. Leonardo, hai scelto un tema delicato, importante. Sì, il tema è senza dubbio quello della violenza contro le donne, ma anche la violenza in generale, ma per di più è l'indifferenza. L'indifferenza che a volte ci troviamo, diciamo, a provare di fronte a ciò che invece dovrebbe colpirci fortemente. Spesso ci ritroviamo come le due ragazze alla fine del cortometraggio, ci ritroviamo a piangere, a commemorare persone che abbiamo perso, ma poi in effetti quando ciò succede noi non siamo presenti, o meglio, quando siamo presenti non interveniamo. Non interveniamo. È troppo facile voltarci dall'altra parte, farci distrarre, come ad esempio... farci distrarre dal calcio, e non dare il giusto peso a quello che ci capita davanti agli occhi. Il calcio non è una distrazione casuale, è un argomento scelto appositamente. Sì, appositamente, perché diciamo qualche tempo fa intendevamo come oppio dei popoli la religione. Ora è un po' cambiato, ora è il calcio. Non a caso adesso viviamo i mondiali in Qatar, eppure lì il ruolo della donna lo definirei marginale, per essere tenue. E, diciamo, tante volte ci troviamo di fronte a situazioni che dovrebbero svegliarci, ma invece continuiamo a reiterare lo stesso errore, a subirle. Sì. È importantissimo invece intervenire. Intervenire è sempre importante, non certo, distogliere lo sguardo. Magari non fisicamente, certo. In qualsiasi modo lo riteniamo più opportuno. Mm-hmm. Però diciamo non... Perché magari le cose potevano andare diversamente. Sicuramente. Sì. Grazie Leonardo, grazie mille, scusami se non ti ho chiamato subito. Allora, adesso continuiamo con il concorso International Youth Contest Sezione Italia Toccami Delicatamente, di Gaia Pulliero, Italia 2021. Una ragazza pensa a ciò che ama di più, ma nel frattempo succede qualcosa e si rende conto di cosa dovrebbe essere il vero amore. E poi abbiamo una clip intervista. Mi è capitato più di qualche volta che qualcuno mi chiedesse qual è la cosa che preferisco. Ho spesso risposto il cinema, l'arte, la ginnastica ritmica quando ero più piccola, cantare, viaggiare. Eppure, se ci penso oggi, la prima cosa che mi viene in mente è una carezza. Una carezza può far sognare, può lasciare il marchio invisibile delle sensazioni. Una carezza è dolce, gentile, delicata. È la manifestazione più tangibile dell'amore, qualsiasi sia la sua forma. Basta accelerare veramente poco per trasfigurare quell'amore.
con violenza. Ed è quando questo succede che tutto ciò deve essere fermato. Basta giustificare gli atti di violenza con la parola amore. Basta. Crediamo nell'amore, in quello vero, in quello che accarezza. Abbiamo una clip. Oltre la violenza di genere, adesso che il nostro pubblico sarà maggiormente composto da studenti, quindi ragazzi, cosa vogliamo dire a questi studenti riguardo il modo di approcciare della nuova generazione e quali sono i giusti punti da sottolineare? Quello che mi sento di consigliare e di cercare appunto di mettere in pratica proprio nella pratica quotidiana è quello di fare attenzione ai gesti e a come i singoli gesti possono essere accolti dalla persona che abbiamo davanti o dalle persone che abbiamo davanti. Quindi domandarci, quello che sto facendo lo sto facendo perché fa bene solo a me o lo sto facendo perché può far bene anche all'altra persona e soprattutto l'altra persona vuole che faccia quello che sto facendo adesso? E quindi è un'attenzione rivolta non soltanto a se stessi e ai propri desideri, ma anche a capire il contesto che ci circonda, perché penso che soltanto nel momento in cui inizieremo a pensare al mondo non in maniera ego-riferita, ma condivisa e collettiva, allora forse a quel punto riusciremo anche a sostenerci l'un l'altro e a migliorare il possibile, insomma. Ok, e adesso abbiamo l'ultimo cortometraggio di oggi dal concorso International Youth Contest Sezione Italia, La mia regina, di Daniele Marsala e Antonio Pandolfo, Italia 2020. La mia regina è una denuncia del femminicidio attraverso la riflessione aperta di un uomo provato dalle difficoltà della vita nel lavoro e nella società. L'instabilità mentale di un uomo che rompe ogni legame con la sua famiglia. Tutto questo non giustifica mai la violenza. E poi abbiamo una clip. C'è una bella giornata. Fa caldo. Quasi, quasi. Ti fosse da domare o condizionato. E come funzionano i condizionatori? Bisogna aggiustarli. Schifo di contratto, non la rinnovano. Siamo sempre senza travaglio. Sempre senza travaglio. Ogni 3 mesi lo rinnovano. Non ne troviamo i soldi per aggiustare il condizionatore. Fa buono mio frate. Se ne vuole ir a Germania perché dice c'è più travaglio. Tu immagini, a 40 anni sa insegnare un tedesco. A 40 anni sa insegnare un tedesco. Chi già è stato sempre scarsa alla scuola che sa insegnare. Forse se ne va solo e i picciriti li lascia qua. Se lascia i picciriti io mi porto alla villa e faccio giocare alla villa.
Ma pure non immagino, avessimo a fare un viaggio. Ti ricordi quando veniamo a Roma e ci fu un blackout, sai, ci sono tutte cose e restiamo oscuro, non si vedeva niente. Niente, arrivavamo oscuro, non si vedeva niente, manco l'autobus si vedeva. Non sappiamo dove andavamo a dire. E pigliamo pure la carrozza, si ricordi? Pigliamo la carrozza e ne facciamo un giro, qua la carrozza. Io parevo un re. E tu la regina. Ma a fare, lo rifacciamo a costo di fare un prestito. Facciamo due giorni a Roma. Come si chiamava d'albergo? Mi chiamava carrozza. Io faccio il re e tu fai la regina. E non me la dire che siamo sempre senza soldi, non me la dire. Siamo sempre senza soldi, sempre senza soldi, sempre senza soldi, sempre senza soldi. Non abbiamo mai soldi. Non abbiamo mai soldi. Senza sorte. Allora sai che ti dico, me lascia su e te ne vai con tuo disgraziato della palestra, chi tu che ti viene sempre appresso, chi tu che ti fa, chi tu che ti dà lì, chi tu della palestra che ti viene sempre appresso, te ne va guido, me lasciate solo, ma te lasciate solo, ma passo meglio solo, la gente a me mi vuole bene, la gente mi saluta, mi offre un caffè. Mi dice sempre, come va? Come va? Io bene, 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 non abbiamo travaglio, non abbiamo sorte, bene, non ci può dire bene, non ci può dire bene, bene, non ci può dire, non ci può dire bene, non ci può dire bene, non ci può dire bene. Io pigliare la carrozza, pigliare la carrozza e veniamo a Roma. Io faccio te. E tu fa la regina. Ho fatto il letto la regina. Quando io moro, oh, mi riciti missa. Ricordati di la vostra amica, quando io moro portatemi l'onciori, onciori ragni e rosso, come lo sangue sparso. Io moro, cantatemi me canti, un li scordati, cantati li pillantri. Quando io moro, pensatemi ogni tanto. E abbiamo una clip. Ma non c'è mai la domanda, come mai è caduta? C'è stato magari un sentore, un già un fattore scatenante, oppure un aspetto visibile già prima che accadesse questa cosa, no? Perché comunque il nostro protagonista non credo che sia solo in quel giorno si sia sentito depresso e precario, ma evidentemente il suo atteggiamento è stato poi ci sono dei segnali sicuramente che andavano saputi leggere, diciamo. Quello è un culmine dietro le quinte, quindi noi abbiamo analizzato il dietro le quinte della vita dell'uomo, puntando su dei punti focali che sono magari la mancanza del lavoro, problemi con la moglie, il matrimonio,
quindi un po' di piano generale quello che succede in tutta la maggior parte delle storie, però chiaramente nessuno, come dicevi tu, anche non si è mai posto l'idea a cosa succede prima. Allora, grazie per essere stati con noi, temerari sopravvissuti. Io vi saluto, mi fa piacere che siamo stati insieme oggi per dire insieme no alla violenza sulle donne. Un bacio grande, ciao!